come in una colazione ripetere, anche questo secondo viaggio in India è cominciato perdendo il biglietto aereo, come era avvenuto quest'estate per il primo, alla stazione di Stoccarda, restituito all'istante da un tedesco gentile, e poi col rischio di un errore irreparabile dovuto alla mia superficialità. Non avendo letto bene le accurate istruzioni dell'agenzia, non avevo notato di dover cambiare treno a Mannheim. Mi ha salvato il controllore 5 minuti prima. Ma già si sa che ho un angelo custode molto attivo ed anche esercitato. Yeah, ladies and gentlemen, this is the first office again. Sorry, I forgot, of course, to say Merry Christmas to all of you. بعد قليل سنبدأ في الهبوط التدريجي نحو مطار إيسان إنتو دبي إنترناشونال إيربورت. Would you please have your handsets ready for connection? Ja, meine Damen und Herren, wir haben unseren Sinkflug schon begonnen auf Dubai. Wir landen dort in E a proposito di Angelo Custode, prendetemi pure per pazzo, ma solo per un po', oggi credo proprio anche di averlo visto. Mi sono svegliato di colpo da un pigiolino in aereo e non ha fatto a tempo a sparire, e qualche decimo di secondo è rimasto visibile sul sedile dell'aereo alla mia destra. È alla destra che stanno gli angeli custodi, non è vero? Che era vuoto, vuoto da altri passeggeri, intendo. Ma a sorpresa, l'angelo era una signora, bionda, molto alta e snella, molto fine e distinta, che guardava fissa davanti a sé, senza espressione, ma con aria molto concentrata e consapevole dell'importanza della difficoltà del suo compito. Neppure si è scomposta molto in apparenza questo angelo invisibile, e se ha avuto un sobbalzo prima di dissolversi all'istante, non lo ha fatto vedere. È stata molto più fulminea del gatto di Alice, e siccome non aveva nessun sorriso sulle labbra, dietro di sé non ha lasciato neppure il sorriso. Ma ecco una mail di risposta alla mail di prima. Ciao papà. Volevamo augurarti un buon Natale ed anche un buon viaggio. Ti redarguisco subito, non si prende l'aspirina con l'alcol prima di salire in aereo, che è vero calma l'ansia, ma come si è visto può dare qualche problema di vista. Un bacione, Marta e Marco. Patrizia, il 29 dicembre 2005, scrisse una poesia sull'eroe che viaggia in territori nuovi mai esplorati. Ora l'ho usata come epigrafe al racconto di quel viaggio. E lì si legge ad un certo punto, anzi proprio alla conclusione, però a metà strada l'eroe riceve un balsamo che gli lenisce le sofferenze, incontra uno o più angeli. Ora si dà il caso che qualche giorno prima io avessi avuto appunto quella mezza allucinazione dell'angelo che ho raccontato. Non credo che Patrizia potesse saperlo, a meno che non gliel'avessi raccontato in una mail, ma mi pare di non avere mandato anche a lei quella che era per i miei figli. E io non potevo certamente sapere che 4 giorni dopo ne avrebbe parlato. Le coincidenze, le coincidenze junghiane. Ma per un'ulteriore coincidenza, quella che l'amica Maria Carla definirebbe sincronicità, quando scrissi il post che raccontava il mio incontro con l'angelo, ecco che ritrovo effettivamente l'immagine di quell'angelo in internet.